Buongiorno, oggi siamo in collegamento con il professor Dario Janes, docente di pedagogia e didattica speciale presso l'Università di Bolzano, e con il professor Paolo Fasce, dirigente scolastico presso l'Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli. Con loro parliamo dei problemi della inclusione, ma in particolare degli insegnanti specializzati. Voi sapete che ogni anno dalle cattedre di sostegno scappano, diciamo così, escono 4-5 mila insegnanti con la specializzazione che legittimamente, perché la legge lo prevede, il contratto lo prevede, si spostano sulle classi di posto, sulle cattedre di posto comune. Quest'anno sono stati 4 mila gli insegnanti che si sono spostati dal sostegno al posto comune. Ovviamente questo è un problema che crea ulteriori difficoltà alle cattedre di sostegno che già di per sé non sempre sono coperte da insegnanti specializzati. Anzi, le cattedre di sostegno coperte da insegnanti specializzati oramai sono in minoranza, sono la parte minore rispetto al totale delle cattedre. Dalle ultime notizie che noi abbiamo, a quanto pare, però, l'anno prossimo, a partire dall'anno prossimo, le università potranno riaprire di nuovo un ciclo di percorsi di formazione per gli insegnanti che intendono specializzarsi, e questo certamente contribuirà ad alleviare il problema. Come stanno le cose, professor Janes? Effettivamente è così? Lei appunto lavora in una università che organizza anche TFA. Come la vede la situazione? Cosa capiterà secondo lei? Ma sicuramente dovrà partire il sesto ciclo di specializzazione, ma io vorrei partire da un punto. Tutta questa problematica degli specializzati e degli specializzandi e di chi è idoneo ma non è entrato, cioè c'è un groviglio di temi assolutamente complesso, ma alla base di questo c'è un'assoluta mancanza di dati affidabili, di dinamica di programmazione sui posti, perché ci sono i transfughi, diciamo, sul posto comune, ma ci sono anche i pensionamenti, ci sono anche i trasferimenti, ci sono delle difformità, degli squilibri territoriali incredibili. Basta vedere quanti posti di TFA ci sono in Piemonte rispetto a quanti sono in Sicilia, a parità di abitanti, per cui è un sistema che secondo me non regge più e non regge neppure l'idea di aumentare i posti, perché aumentare i posti in termini tradizionali porta all'esplosione degli atenei, perché vorrei capire io come in modalità tradizionale, cioè in presenza con le grandi plenarie, con i laboratori da 25 persone, come si fa a mettere in moto corsi da 2-3 mila, da 2-3 mila persone? Lei sta dicendo in sostanza che va bene che il ministro abbia annunciato che si aumentano i posti di TFA, però lei dice: io ho il timore che gli atenei non reggano, è questo? Ho il timore fondato perché conosco i colleghi degli altri atenei, non reggano, ma non vogliano. Non vogliano neppure, attenzione, perché c'è anche questa dinamica. Per cui io credo che quello che ci ha insegnato la pandemia, cioè l'online, la formazione online, si possa con uno sforzo di sistema mettere in piedi una bella piattaforma nazionale con degli ottimi materiali di formazione online, localizzando più attività di tirocinio, di project work, monitorate anche dalle scuole, insomma, un sistema di formazione nuovo, che consenta, diciamo, in un anno di specializzare, no? Perché ne mancano troppissimi, cioè non sono dei numeri giganteschi che non conosciamo neppure bene, perché poi sono le cattedre in deroga, sono le 80.000 in deroga, no? Quanti sono? Sono quelli specializzati che non hanno il posto, bisogna allora sistemare prima quelli. Insomma, la situazione è assolutamente complessa. E secondo me è risolvibile solamente
o riformando completamente la formazione, tipo piattaforma e modalità differenti, però con un investimento forte sugli atenei, perché altrimenti gli atenei si opporranno, oppure pensando ad altre figure di supporto Bene. all'inclusione, cioè facendo un'evoluzione. Ecco, e su questo sicuramente ci torniamo. Io intanto però a Paolo Fasce vorrei fare questa domanda. Allora, Paolo Fasce è da molti anni che sostiene un modello proprio diverso per il sostegno. Lui è stato uno dei primi a parlare della cosiddetta cattedra mista. Cattedra mista che peraltro poi è anche formalmente prevista dal decreto legislativo sull'inclusione del 2017. Ecco, Paolo, spiegaci un pochino bene che cosa tu hai in mente quando parli di cattedra mista, che cosa si può fare, che cosa vuol dire. Allora, dobbiamo, a mio parere, come dire, dare effettivo valore sociale all'insegnante di sostegno, come? Facendolo insegnare la propria materia, perché è bello, è divertente, è piacevole, è gratificante insegnare la propria materia, e parte, diciamo così, del proprio orario deve essere dedicato all'insegnamento sul sostegno. E come si può incentivare? Naturalmente dobbiamo evitare meccanismi di delega, no? Per cui se io dicessi direttamente, che è un'ipotesi possibile, aumentiamo lo stipendio agli insegnanti sostegno. Ecco, nel momento in cui facete cose del genere, potrebbe essere, vabbè, guadagni più te, sei lo specialista, tienitelo tu e buonanotte al secchio. No, allora questo no. Però esiste un polmone che è quello proprio dell'orario di lavoro che consentirebbe di fare invece che 18 ore, 20 ore, 22 ore, 24 ore. Io sono stato insegnante di sostegno, 22 ore si possono lavorare, 22 ore. Poi uno è giovane e lavora 22 ore, uno è più anziano e dice basta, mi bastano 18 ore, tanto compenso con gli scatti di anzianità che magari un giovane non ha. No? Quindi, come dire, per dare un ruolo. Penso che occorra uscire dalle logiche dell'etica, no? Brutti cattivoni che ve ne andate dal sostegno. Ma che brutti cattivoni? Ognuno fa quello che vuole, fa quello che è legittimo, quello che è possibile. Bisogna però, come dire, che lo Stato si organizzi sistematicamente per affrontare il problema. E per affrontare il problema, se non ci sono soldi, come mi è sempre stato detto da quando mi sono ho cominciato questo mestiere, se non ci sono soldi, allora bisogna, come dire, che esistano delle opzioni possibili. Altra cosa, banalissima, citavi il decreto legislativo 66, ma bisogna assolutamente, assolutamente che i dirigenti scolastici possano confermare sul sostegno le persone che sono valide sul sostegno. Cioè, se uno è bravo, me lo devo poter tenere, punto. Secondo me vale per tutti, come dire, per tutti gli insegnanti, diciamo così, ma sul sostegno il re è nudo, cioè sappiamo che ci sono situazioni diversissime e io devo prendere uno pescato proprio dal cilindro e sorbirmelo, ma non io non mi sorbisco niente, io sono sano, maggiorenne, vaccinato, ma la famiglia, lo studente, si deve prendere uno che non sa niente, che non sa fare niente, che non ha voglia di fare nulla. Ecco, voglio dire, un minimo di filtro. Poi gli altri restano in graduatoria, però voglio dire, vorrei confermare quelli che sono andati bene, che hanno Bene. lavorato bene, far crescere nelle aspettative quelli che sono andati bene, che funzionano. Grazie Paolo. Ecco, io passerei, cioè toccherei anche un altro aspetto che probabilmente potrebbe incidere in qualche modo su tutta questa problematica. Voi sapete che proprio in questi giorni il Ministero ha annunciato che a settembre prenderanno avvio i corsi di formazione obbligatori per gli insegnanti che operano in classi dove sono inseriti, dove frequentano alunni con disabilità. Questa questione sta già provocando, come era facile immaginare, molte polemiche, però si basa su una questione, su un tema molto importante, e cioè il fatto che il progetto di inclusione deve essere un progetto condiviso dall'intero team docente.
Lei, professor Janes, cosa ne pensa di questo? Pensa che sia una buona strada o è ancora una cosa parziale? Questa è la strada, anche se è un sentierino per ora, non è una strada, nel senso che no, quello che le dice è sacrosanto, no? L'inclusione la fanno i docenti curricolari. Un'accentuazione del ruolo del sostegno rischia di essere controproducente in alcuni casi, Per cui, diciamo, io investirei molto di più di 10 milioni che sono stati stanziati in finanziaria, che poi hanno dato origine a tutto quel turbamento sindacale, diciamo, che ha tenuto fermo per mesi questa cosa. È una goccia, ma va nella giusta direzione. E allora, per fare un esempio banale, e con l'Università di Trento adesso stiamo progettando un corso di perfezionamento per docenti, figure di sistema che vanno a potenziare i processi naturali di inclusione. Non si sostituiscono gli insegnanti di sostegno, ma abilitano i curricolari ad essere motori e protagonisti dell'inclusione. Per cui, se noi avessimo, diciamo, uno scenario in cui gli insegnanti di sostegno adesso, come li concepiamo adesso, vengono più o meno in modo misto, in modo parziale, riassorbiti all'interno del grande organico dell'autonomia, in contitolarietà reale però, non solamente sulla carta, e dall'altro lato crescesse un sistema di supporto tecnico realmente competente, come prevedeva la 517, perché la 517 prevedeva il servizio socio-psicopedagogico, che non è mai partito. Allora, se si riuscisse, diciamo, da un lato a normalizzare una grande forza lavoro docente, che sono i 180.000 insegnanti di sostegno che ci abbiamo, più 60.000 educatori, e di questa parte una quota diventasse figure di sistema che entrano dentro nelle scuole a dare veramente competenza, io credo che avremmo anche risolto tutti quei problemi della deroga, piuttosto che, no, della delega, piuttosto che del non è specializzato, tutti che secondo me sono irrisolvibili. Io sono scettico su questo, per quanto possiamo dire gli Atenei ne faranno di più, cioè, ma non credo che sia un'operazione che possa arrivare a un certo punto a specializzare seriamente ogni insegnante di sostegno in Italia. Io su questo sono dubitatore. Ecco, senta professore, credo di non rivelarle un segreto, ma lei lo sa che per questa sua idea lei è considerato un po' uno di quelli che vorrebbero diminuire i posti di sostegno a discapito ovviamente degli alunni con disabilità. Come si difende lei da questa accusa? Guardi, ieri ero in un webinar con Falabella, il presidente della FISH, e sosteneva la mia tesi. E se la sostiene, diciamo, il presidente dell'organizzazione che raggruppa le famiglie, diciamo, e le associazioni, io mi sento tranquillo da questo punto di vista, anche perché se qualcuno legge le cose che abbiamo fatto ormai dal 2011, sa benissimo che non è un problema di taglio, è un problema di trasformazione, di evoluzione. Se tu prendi 100 e 80 di qua, 20 di là, ma 100 rimane, non è che si taglia. Cioè è un problema, è un tema proprio di evoluzione, di cambio strutturale. Senti Paolo, questo è il punto di vista della pedagogia speciale. E tu, da dirigente scolastico, come la vedi? Ma io penso che nella vita di un insegnante che normalmente resta sul posto di lavoro per 30-35 anni, e quindi insomma abbastanza lunga, no? Il fatto che finalmente ci sia una formazione obbligatoria strutturale permanente sia assolutamente positivo. Deve essere autentica e a mio giudizio deve essere negoziata. Cioè gli insegnanti
di sostegno, ma gli studenti tutti hanno delle lacune, hanno dei buchi neri, hanno delle cose che devono essere, sulle quali devono essere formati. E a volte capita che siano titubanti su coprire le proprie lacune, no? Allora, una figura, ad esempio, una figura evoluta di insegnanti di sostegno, col quale concordare, negoziare, verificare quali competenze sono da migliorare, da supportare, peraltro facendo emergere quelle che Dario Janes chiamerebbe le risorse latenti, no? Perché ci sono tanti specializzati, tanti masterizzati, cioè tante persone che hanno grandi competenze. E poi cosa si riduce alla formazione? È una delibera del collegio dei docenti che dice ognuno faccia un po' quello che vuole. Va bene, per carità, ognuno faccia un po' quello che vuole, però forse nella vita dell'insegnante in 35 anni, ecco, coprire le proprie lacune e quindi avanzare nelle tecnologie, nel sostegno, nell'inclusione, nel CLIL, ce ne sono tanti percorsi che, nella didattica della propria disciplina, perché poi ovviamente c'è anche quella cosa lì, ecco, sarebbe cosa buona e giusta. Invece una cosa generale, generica, come dire, un obbligo generale, generico, mi sembra che sia poco efficace. Invece bisogna proprio incidere caso per caso, a mio giudizio. Senta, professore, ancora l'ultimissima domanda per lei. Diversi anni fa, non ricordo esattamente quanti, penso una decina, insieme con il professor Andrea Canevaro, lei aveva aperto anche una grande indagine proprio su tutti questi problemi. Che cosa c'è di quella indagine che oggi è ancora valida e che può ancora dare elementi di riflessione? Avevate fatto un'indagine sul ruolo, sulla funzione proprio dell'insegnante specializzato e sulla organizzazione, sulle modalità organizzative dell'inclusione. Ma siccome l'Italia e la scuola italiana non brilla per la velocità di cambiamento, insomma, per cui i fondamentali, diciamo, sono sempre lì. Però una cosa che vorrei citare di quella ricerca e anche di un'altra precedente, sempre con Andrea, è il fatto che noi ci lamentiamo tanto della situazione italiana perché abbiamo le difficoltà, eccetera, però non dobbiamo dimenticare i grandi vantaggi che ha portato l'inclusione, soprattutto degli alunni e delle alunne con disabilità, e si vede proprio dal loro, come dire, anno dopo anno, come per dire, la loro carriera scolastica si sia allungata sempre di più. Sempre di più troviamo alunni e alunne, studentesse e studenti con disabilità negli istituti superiori, sempre di più. Per cui c'è questo progresso, diciamo, che è sicuramente un dato positivo che non dobbiamo trascurare. Le difficoltà sono tante, no? Questo è ovvio, ce lo continuiamo a dire, però dobbiamo verificare anche i vantaggi, perché altrimenti, come dire, siamo noi stessi che mettendo il dito troppo profondamente nella piaga diamo forza a quelli che noi chiamiamo gli inclusioscettici, no? Quelli che dicono: ma no, non funziona, non può funzionare. E sono tanti a livello europeo, eh? Tantissimi a livello europeo, che mettono in dubbio la tenuta del sistema. Dite: no, come fate voi in Italia? Solo che noi abbiamo classi scuole speciali, no? Per cui dobbiamo raccogliere anche evidenze e convinzione che non solo è possibile, ma anche forti vantaggi. Per esempio, io, come dire, sono entusiasta di tutte quelle esperienze di integrazione lavorativa che, per esempio, la situazione italiana persone down, per esempio, come dire, dimostra sempre e comunica con forza, perché quello è un fiore all'occhiello, no? Del progetto di vita che diventa poi lavoro, che diventa poi lavoro, no? Non c'è solo la scuola. Certo, quindi diciamo che possiamo concludere dicendo che comunque, nonostante tutto, il nostro modello di inclusione è un modello che regge, che dà dei frutti importanti, insomma, nonostante le difficoltà e nonostante le contraddizioni. Lei appunto citava, dire, alcuni dati assolutamente inconfutabili. 40-50 anni fa non avevamo ragazzi con disabilità nelle scuole secondarie. Oggi ormai è
una regola assolutamente normale. Ecco, c'è anche la regola ormai di alunni con disabilità che si diplomano, o addirittura alcuni che arrivano anche alla laurea, cose che 50 anni fa erano del tutto inimmaginabili. Quindi diciamo che tutto sommato dei progressi ci sono stati, è questo che lei vuole dire? Diciamo che è nel nostro DNA, cioè è nel nostro DNA. Che se si manifesta poi in maniera positiva, questo è un altro, cioè come dire, è più complesso, no? Però diciamo nel DNA c'è. Adesso nell'interazione tra DNA e ambiente dobbiamo tirar fuori un qualcosa che effettivamente funziona. Però nel DNA io credo che sinceramente, al di là della retorica, nei nostri insegnanti, nei nostri dirigenti, ci sia. Bene, io ringrazio il professor Janes, ringrazio Grazie a voi. Paolo Fasce, professor Janes, docente di pedagogia e didattica speciale all'Università di Bolzano, Paolo Fasce, preside, dirigente scolastico all'Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli. Buon lavoro a voi e grazie ancora.